Il Borussia subito in azione. Ancora in attacco con Pöschner, giocatori tedeschi dalla sinistra, prova ad affrontarlo. In chiusura Baggio, Reinhardt, situazione pericolosa, Rummenigge, attenzione al tiro, gol! In vantaggio subito il Borussia, bellissima discesa dalla sinistra di Reinhardt e Rummenigge con l'interno destro ha piazzato il pallone nel set, nulla da fare. Tutto questo dopo 1 minuto e 52 secondi, partita che inizia davvero male per la Juventus. Calcio di punizione con Andy Möller, scambia con Vialli. Ancora Vialli, ancora Möller, Möller prepara palla buona per Dino Baggio, perde il tempo ancora Dino Baggio, il tiro, gol! Bellissimo gol di Dino Baggio che ha dribblato l'avversario ed è a rete, una bellissima punizione della Juventus combinata con Möller, Vialli, Möller poi Dino Baggio ed è il pareggio quando siamo al 26esimo e 20 secondi. C'è contropiede della Juventus, ancora Marocchi mentre cerca di andare in sovrapposizione Vialli, ancora Marocchi che prova a cercare il tempo giusto, lo trova, Vialli è un pochino spossato. Per la lunga corsa riesce comunque a crossare Baggio davanti al portiere, gol! 2-2-2 per la Juventus, grande azione di Vialli che ha trovato Roberto Baggio e siamo sul 2-1 quando siamo esattamente alla mezz'ora. La Juventus che ha ribaltato la situazione che la vedeva sotto di un gol dopo un minuto. Ancora Vialli, insiste nella sua azione mentre vengono su gli altri giocatori della Juventus, Möller, palla buona, vediamo Baggio che incrocia il tiro e la palla che colpisce il palo finisce in gol! 3-1, grandissima giocata di Roberto Baggio che ha incrociato e ha messo la palla nell'angolino laddove nulla poteva il portiere Kloss. Ancora da un'azione di Vialli, ancora un gol di Roberto Baggio quando siamo al 28esimo e 53 secondi. Vediamo gli sviluppi di questa azione. Vialli splendido, il suo tocco, il tiro, il gol da parte di Dino Baggio. Juve subito in vantaggio. Al quarto minuto Dino Baggio, ancora lui, sblocca la situazione. Möller. E gol! E ancora lui, e ancora Dino Baggio. Stavolta sceglie stupendamente il tempo e nuovamente Dino Baggio, che deve avere qualcosa di personale contro il Borussia di Dortmund. Viene spostato da Schmidt, mantiene il possesso del pallone, chiede la collaborazione dell'avanzante De Marchi, colpo di tacco e gol molto fortunoso da parte di Möller che ha segnato in maniera involontaria, mi è parso di aver visto, c'era stato il preziosismo da parte di Roberto Baggio, ma sul pallone è arrivato sicuramente prima il difensore tedesco, il cui rinvio è carambolato sul piede di Möller che trova la soddisfazione del gol personale.